Allora partiamo. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ne dispongo pertanto l'attivazione. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata, ricordo che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per 1 minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati 3 minuti per la risposta e che il presentatore ha diritto di replica per 2 minuti. Passiamo ora all'interrogazione. 1702 FENU, dati sulle adesioni registrate e sugli incassi conseguiti nell'ambito delle diverse forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie introdotte dal governo. È in collegato. Invito il collega FENU, ad illustrarla. Sì, grazie Presidente. Allora io ricordo che con la legge di bilancio per il 2023 il governo ha previsto una serie di definizioni agevolate, quindi la definizione agevolata dei carichi affidati all'agenzia della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2022, quindi la cosiddetta rottamazione quater. Nella relazione tecnica, da questa definizione in particolare, il governo stimava un tasso di adesione dell'1,8% e incassi per 12,37 miliardi. Quindi, oltre a questa, che è la principale, la rottamazione quater, sono state previste altre 7 forme di definizione agevolata, che sono la regolarizzazione delle irregolarità formali, i cui effetti non sono stati stimati, gli effetti finanziari, il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie con una stima di incassi di 1,95 miliardi, l'adesione agevolata agli atti di accertamento, e per questo non sono stati previsti effetti, la definizione agevolata delle controversie tributarie, per cui si è previsto un incasso di 1,2 miliardi, la conciliazione agevolata delle controversie tributarie, per cui non sono stati previsti effetti, la rinuncia ai giudizi pendenti in Corte di Cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti. Allora, per tutte queste misure il governo si attendeva incassi per oltre 16 miliardi. Quindi la nostra richiesta è quali siano per ciascuna delle sanatorie indicate in premessa il numero di adesioni avute e soprattutto l'ammontare di incassi conseguiti e di quelli attesi in caso di rottamazione, tenuto conto delle domande di adesione ricevute. Grazie. Invito la sottosegretaria Savino alla risposta. Grazie. Riguardo all'interrogazione dell'onorevole Fenu ed altri, sentita l'Agenzia delle Entrate, si fa presente quanto segue. Per quanto concerne la cosiddetta rottamazione quater prevista dall'articolo 1, commi da 231 a 252 della 197 del 2022, le dichiarazioni di adesione ricevute entro la data del 30 giugno del 2023 sono state complessivamente pari a circa 3,8 milioni. Alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno si sono aggiunte circa ulteriori 6.000 istanze presentate entro il 30 settembre 2023, relative a soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato numero 1 del cosiddetto decreto alluvione, convertito con modificazioni dalla legge 100 del 2023, per i quali termini le scadenze di pagamento della definizione agevolata sono stati prorogati di 3 mesi. Complessivamente, considerato che ciascun debitore poteva presentare più di una dichiarazione, le dichiarazioni pervenute sono riferibili ad una platea di circa 3 milioni di debitori. Per quanto concerne l'ammontare degli incassi conseguiti dall'adesione della cosiddetta rottamazione quater, nonché le informazioni relative alle altre misure di definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate fa presente che per l'estrazione dei dati occorrono complesse elaborazioni, il cui svolgimento richiede necessari tempi tecnici, anche in considerazione del fatto che per alcune misure i termini per il versamento ad oggi non sono ancora scaduti. In particolare, con riferimento al ravvedimento speciale, va tenuto conto del differimento al 20 dicembre 2023, disposto dall'articolo 3 bis del decreto legge numero 132 del 2023. Invito il collega Feno alla replica. Allora, ringrazio la sottosegretaria, ovviamente non posso ritenermi soddisfatto perché non c'è stata nessuna risposta. In realtà, contrariamente a quanto è stato detto, la principale misura che è la rottamazione quater
che riguarda 12 miliardi di incassi previsti, il termine è scaduto e quindi, siccome ormai gli incassi avvengono per via telematica, immagino sia stato già possibile. Il sospetto è che la misura doveva andare incontro ai contribuenti in difficoltà, però l'elevato importo delle rate iniziali, il 20% per le prime due rate, che scadevano a ottobre a novembre, ha costituito un ostacolo rilevante all'accesso alla definizione agevolata. Quindi ripresenteremo l'interrogazione, ma ovviamente non siamo soddisfatti. Grazie. Grazie, facciamo un piccolo cambio. Passiamo all'interrogazione 1706 Borrelli, valutazione sull'efficacia degli incentivi all'adempimento spontaneo alla luce dell'ultima relazione sull'evasione fiscale e contributiva. Invito il collega Borrelli ad illustrarla, prego. Sì, Presidente, se mi permette darei per letta e acquisirei la risposta del Governo perché mi hanno chiamato pochi secondi fa in aula che devo fare pure il question time. Quindi se mi permette do per letta l'interrogazione e poi mi farete avere la risposta del Governo. Va Va bene, bene, allora grazie. leggiamo la risposta del governo oppure la... No, 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 non importa. Allora non c'è bisogno, la facciamo pervenire gliela facciamo pervenire. Grazie. Passiamo ora all'interrogazione 1703 Sala, aggiornamento dell'elenco dei comuni beneficiari delle misure di sostegno derivanti dall'applicazione dell'accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera recentemente ratificato. Invito il collega Sala ad illustrarla, prego. Grazie Presidente. Con la legge 83 del 13 giugno, Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera hanno ratificato l'accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri e il protocollo d'intesa recante le modifiche alla convenzione tra i due paesi per evitare le doppie imposizioni. In particolare, l'articolo 2, la lettera A, fornisce una definizione di area di frontiera che per la Svizzera è rappresentata dai cantoni dei Grigioni, del Ticino, del Vallese e per l'Italia dalla regione Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano. L'articolo 2, lettera B, definisce i lavoratori frontalieri quei soggetti residenti in comuni italiani compresi nella fascia di 20 km dal confine con uno dei citati cantoni, che svolgono un'attività di lavoro dipendente nella medesima area per un datore di lavoro svizzero. I tre cantoni versano annualmente, a beneficio dei comuni italiani di confine, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione delle remunerazioni dei frontalieri italiani come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni stessi. Diversi comuni italiani di frontiera lamentano il fatto di essere stati esclusi dal regime di imposizione fiscale previsto dall'accordo, nonostante rientrino nella fascia di 20 km dal confine con i citati cantoni. Quindi la richiesta al Ministero è se non ritenga opportuno che lo stesso Ministero richieda all'Agenzia delle Entrate di fornire al più presto un elenco aggiornato dei comuni distanti meno di 20 km dal confine con i tre cantoni della Svizzera affinché sia determinata la corretta erogazione dei ristorni di quelli rientranti nella fascia di frontiera e sanare così una situazione di grave nocumento per i comuni finora esclusi e per i lavoratori frontalieri ivi residenti. Grazie. Grazie, invito la sottosegretaria Savino alla risposta, prego. Grazie. In merito all'interrogazione dell'onorevole Sala e dell'onorevole De Palma, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. L'accordo in parola, l'articolo 2, lettera B, fornisce la definizione dell'espressione lavoratore frontaliere, che designa una persona fisica fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono o per intero o parzialmente in una fascia di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente. I comuni italiani di confine sono pertanto quelli che rientrano nella predetta fascia di 20 km dal confine con la Svizzera. Al fine dell'applicazione dell'accordo è previsto l'aggiornamento dell'elenco di tali comuni, che sarà basato esclusivamente su criteri oggettivi di misurazione geografica. A tale riguardo, il Dipartimento delle Finanze precisa che tale aggiornamento sarà oggetto di definizione presumibilmente già nel corso delle prossime settimane. Invito il collega Sala alla replica. Grazie, sono soddisfatto della sua risposta e soddisfatto perché, siccome è diverso tempo che si sta aspettando questo, mettere l'acceleratore su questo punto è importante perché in questa fascia non è bello avere comuni, come si suol dire, di serie A, di serie B. Quindi, apprezzando il lavoro del Ministero della risposta, chiedo anche se è possibile avere poi il testo scritto della stessa. Grazie. Grazie, passiamo all'interrogazione 1704 Cavandoli, possibilità di consentire il pagamento delle imposte con antebito sul conto corrente a fronte di uno sconto. Invito la collega Cavandoli all'illustrazione, prego.
Sì, grazie Presidente. Faccio riferimento all'articolo 16 della legge delega al governo per la riforma fiscale, che prevede la facoltà per il contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto, ovvero un altro strumento di pagamento elettronico, per adempiere agli obblighi tributari. Accade spesso che non sempre i tributi locali soprattutto siano corrisposti in maniera puntuale, a volte anche per dimenticanza o difficoltà di fare fronte agli adempimenti nei termini previsti. La semplificazione delle procedure per il versamento delle imposte, come può essere appunto l'addebito facoltativo su conto corrente, la digitalizzazione degli adempimenti dichiarativi con magari la predeterminazione del dovuto e quindi della liquidazione dei tributi locali, sarebbe sicuramente un vantaggio per tanti contribuenti. Il Sole 24 Ore a settembre anticipava che una delle ipotesi avanzate dalla commissione di esperti per la fiscalità regionale e locale era proprio quella di consentire un incentivo all'addebito diretto dei tributi locali in conto corrente. Quindi in cambio di uno sconto sarebbe quindi possibile garantire un incasso effettivo a favore dell'ente locale. Sarebbe pertanto un doppio effetto positivo, ridurre di fatto l'evasione fiscale, snellendo anche le successive procedure di controllo e accertamento, quindi un quadro di compiti a cittadino ente territoriale. Chiedo quindi prendendo la possibilità di adempiere mediante compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegino l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali. In particolare, detto principio troverebbe una sua più compiuta attuazione intervenendo sulle disposizioni che già esistono in materia, precisamente l'articolo 118 ter del decreto legislativo 34/2020, il quale prevede proprio che gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabili a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere, mediante autorizzazione permanente, all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. Sono allo studio iniziative volte a migliorare la predetta disposizione al fine di renderla coerente con le disposizioni tributarie vigenti. In merito all'estensione di tale intervento di semplificazione anche al versamento dell'IMU, deve infine precisarsi che la disposizione attualmente presente nel citato articolo 118 ter si rivela più problematica per quelle entrate, tra cui giusto appunto l'IMU, per le quali la discussione è seguita esclusivamente mediante il sistema di versamenti unitari di cui articolo 17 del legislativo 241 del 97, tenuto conto che le somme riscosse a titolo di IMU hanno una diretta incidenza sulle regolazioni da effettuare nell'ambito del fondo di solidarietà comunale. Grazie, invito la collega Camandola alla replica. Sì, ringrazio il sottosegretario, il MEF, per l'attenzione e la risposta e l'attenzione a questo tema. Effettivamente sì, il decreto rilancio prevedeva questa possibilità, che però devo dire non è stata particolarmente sfruttata. Chiaramente per andare verso l'incentivo e l'aiuto per il contribuente perché venga adempiuto l'obbligo tributario, sicuramente aiuta un pagamento predeterminato e aiuta la possibilità, come è stato detto, della compensazione anche con i modelli F24. Quindi grazie per la risposta e proseguiamo con questa doppia azione di semplificazione e compliance per le obbligazioni tributarie. Grazie, passiamo ora all'interrogazione 1705 Merola, semplificazione e razionalizzazione del regime tributario e della disciplina dell'IVA per gli enti del terzo settore. Invito il collega Merola all'illustrazione.
Grazie Presidente. Con il primo provvedimento d'attuazione della legge delega fiscale che contiene la riforma IRPEF viene esclusa la possibilità per i contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro di portare in detrazione le erogazioni liberali. Questo ci preoccupa, lo consideriamo un segnale negativo per il terzo settore. Infatti l'incremento dal 2018 della detrazione dal 26 al 30% per il terzo settore ha avuto un effetto volano sulle donazioni, incrementando del 5% il numero dei donatori e del 40% il valore delle donazioni in 3 anni. A nostro avviso sarebbe necessario riconsiderare l'esclusione delle donazioni volontarie dalle spese detraibili per il terzo settore e tuttavia chiediamo quali iniziative di carattere normativo intenda assumere il Governo al fine di semplificare e razionalizzare il sistema tributario e la disciplina dell'IVA con specifico riferimento al regime del terzo settore. Grazie. Grazie, invito la sottosegretaria De Sabino alla risposta, prego. Grazie. In merito all'interrogazione dell'onorevole Merola, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. In primo luogo, deve evidenziarsi che l'attuazione delle previsioni dell'articolo 7, lettera G, della citata legge numero 111 del 2023, il quale contempla come principio di delega la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del terzo settore, anche a fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale, dovrà mantenersi in linea con la direttiva 2006-112, che agli articoli 132 e 133 prevede il regime di esenzione IVA per determinate attività di rilevanza sociale svolte da enti pubblici o da organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, a condizione che tale esenzione non provochi distorsioni della concorrenza. In particolare potrà essere attuato l'intervento di razionalizzazione consistente nel riordino delle disposizioni di esenzione di cui l'articolo 10, primo comma, in modo da valutare a quali enti del terzo settore estendere le ipotesi di esenzione attualmente previste ai numeri 19, 20 e 27 ter del DPR 633-72 per le prestazioni rese dalle ONLUS. Tra le ipotesi di esenzione previste dalla direttiva sono comprese anche quelle di cui articolo 5, comma da 15 quater a 15 sexies del decreto legge 146 del 2021, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 luglio del 2024, che in occasione dell'attuazione della legge delega potrebbero essere oggetto di una migliore e più sistematica riformulazione. Le citate ipotesi di esenzione da imposta riguardano le operazioni poste in essere da associazioni politiche, sindacali di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, in conformità alle loro finalità istituzionali a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi. Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche degli enti e dagli organismi organizzate a loro esclusivo profitto. Si tratta di operazioni sottoposte al vaglio della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2008-2010, che ha censurato la disciplina italiana nella parte in cui erroneamente poneva dette operazioni fuori dal campo di applicazione IVA. Il cennato comma 15 quinquies dell'articolo 5 del decreto legge 146-2021 prevede altresì che, nelle more della piena operatività delle disposizioni del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 117-2017, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con volume d'affari non superiore a 65.000 euro a partire dal 1 gennaio del 2024 possono avvalersi del regime di franchigia previsto per i soggetti forfettari dell'articolo 1, commi da 54 a 63 della legge 23 dicembre 2014, 190. Per quanto riguarda la semplificazione degli adempimenti IVA, l'articolo 36 bis PR numero 633-72 dispone la dispensa dai predetti adempimenti per i soggetti che effettuano operazioni esenti, escluse quelle in ambito sanitario.
Ne consegue che tale semplificazione si estenderà anche agli enti del terzo settore le cui operazioni saranno incluse nel regime di esenzione. In relazione alle detrazioni fiscali relative alle erogazioni liberali a favore del terzo settore, si segnala che nella seduta del 16 ottobre 23 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche. All'articolo 2 rubricato revisione della disciplina delle detrazioni fiscali non si prevede per il 2024 e con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo superiore ai 50.000 euro l'esclusione della possibilità di portare in detrazione le spese relative alle erogazioni liberali, come rappresentato nell'interrogazione, bensì è stata introdotta una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti elencati di seguito. Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie, cui articolo 15, comma 1, lettera C del predetto testo unico. Le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie e religiose laiche, di cui articolo 15, comma 1.1 del TUIR. Le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui articolo 11 del decreto legge 28 dicembre 2013, 149, convertito con modificazione della legge 21 febbraio 2014, numero 13. Le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, di cui articolo 83,1, primo e secondo periodo del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117. I premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui articolo 119,4, quinto periodo del decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito con modificazione della legge 17 luglio 2020, numero 77. In merito al suddetto articolo 2 dello schema di decreto legislativo, si sono espresse il 28 e il 29 novembre, rispettivamente, la sesta Commissione Finanze e Tesoro della Camera dei Deputati e la sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, chiedendo al Governo di valutare l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle detrazioni di cui lettera B, C e D appena elencate, al fine di garantire il massimo sostegno alle forme associative beneficiarie delle relative erogazioni. A seguito dei pareri licenziati dalle commissioni parlamentari, questo Ministero ha avviato una mirata riflessione nel senso su indicati. Invito il collega Merola alla replica. Ringrazio la rappresentante del Governo per l'esauriente e dettagliata risposta. Noi ci auguriamo che le osservazioni possano contribuire ad escludere dal provvedimento dei decreti delegati a riconsiderare l'esclusione delle donazioni volontarie dalle spese detraibili per gli enti del terzo settore. Ringrazio per la risposta dettagliata e anche per questo chiedo il testo scritto. Grazie. Grazie. Dichiaro quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata.